amici miei, 14ª parte di questo Watch Dogs Bad Blood. Fantasmi del passato, del presente o del futuro? Chi lo sa? Iniziamo questa missione. Mai sottovalutare Default. Sapeva che sarei venuto qui. Devo restare lucido, aggirare la trappola e sperare che ci sia un topo in fondo al labirinto. Tutti pronti per affrontare ogni evenienza? Pavonti, pavonti. Della Bloom. Sarà meglio aggirarli di nascosto. Oh, ma che bel posticino, molto invitante. Va bene, ragazzi. Non c'è problema. Si fa tutto. Si fa tutto. Abbiamo fatto la guerra, si fa anche la pace. Sì. In realtà qua al contrario, però vabbè. Ti vengo a prendere. Io direi che te ne puoi andare a fanculo. Tipo, potrebbe essere un'idea. Non si farà vivo. Non perdiamo tempo. Non si farà vivo. Non può essere sparito. Cerchiamo. Non si fanno morti i tuoi amici. Quello sì. Quello proprio, proprio, proprio. Comunque tutte queste location che non sono presenti nella storia principale, da dove ve le siete proprio tirate fuori, ragazzi? Fate il cecchino. Ma che cecchino? Ma quale cecchino? Questo ti fa il culo con nulla. Che buco di culo, ragazzi. Cadavere. Identificati. Merda, dobbiamo fare qualcosa. Merda. E la peppa. Attenzione. Qua senza la concentrazione sta cosa non la fai mai. Non è ancora finita. Serve aiuto. C'è un cazzo. Da dove ha sparato? Ha sparato da lì. E te lo sei beccato nel kill. Ok. Vabbè, dai. Di che vogliamo parlare? Easy peasy. Poi un altro. Anche se con più colpi del dovuto. Beh, si fa prima a far così, scusa. Tu sei sopra e ti vengo a prendere. Sti cazzi. Scusa, c'ho questa possibilità. Secondo te la rifiuto? Ovvio che non la rifiuto. Te ti prendo proprio in gloria. Così. Ok, qua c'è un circuito. Blocca qui e arriva fino di là. Ok, allora buona. Vabbè, dai, ragazzi, abbastanza cazzata questa. Però ripeto, dopo tutto il culo che ci siamo fatti a sto gioco, direi che questo veramente, cioè, queste missioni ce le mettiamo proprio al culo, ma senza problemi. Adesso basta con i giochetti. Che cosa sono? Assassinato. Che bello. Invitante. Morti sul lavoro? Ti ho fatto sentire potente, eh? Annegamento. Dai, che dobbiamo andare a crea questo. Ma che cazzo? Un ascensore. Perché noi siamo venuti da là, quindi ha senso. Sei malato. Sei diventato più maturo, Ray. Mangia la merda, Default. Morto per infarto. Jennings. Su, parliamo. Lei? Oh, come? Appena ti... Contrata, madonna. Sono un artista anch'io. Ho detto zitto, cazzo. Mary Lansdowne, cazzo.
Sono tutti qui, vero? E siamo arrivati al dunque. Del Falt. Gli investigatori hanno confermato che Raymond Kenny, un ex impiegato della Bloom, è responsabile del blackout che ha causato la morte di 11 persone. Non si conoscono ancora le motivazioni di Kenny. Stessa cosa successa con Aiden, però da parte di Damien. Non è così che è andata, cazzo! Tu, brutto psicopatico di merda! È così che ti arrabbi? Vaffanculo! 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 Cazzo! E ora scappiamo? Farà saltare tutto per aria. Come minimo succederà così. Non ancora. Era sotto sorveglianza quando hai tolto la corrente e l'hai fatto uscire. L'hai ucciso! Assassino! Assassino! Sono morti perché volevo inviare un messaggio. Volevo avvertire la gente del pericolo. Mostrare a tutti che un solo uomo può spegnere il sistema. Alcuni mesi dopo, ognuna di queste famiglie si è ritrovata con un bel po' di soldi sul conto. E dopo tu hai provato a comprare la redenzione. Volevo... Fuggi tutti fix e lo scappa. Aiuto. Qualcuno spara quel bastardo. Munizioni. M'hanno già trovato. Se m'hanno già trovato. Aspetta, che te puoi... Te puoi morire, per esempio. Aspetta, con te si fa una cosa molto diversa. Forza! Questa. E ciao. Easy. Punto abita ottenuto. Strano. Uno dei tanti. Ora di ammazzare questo stronzo. E c'è un blackout in corso? Cecchino, e te sei morto. Poi questa musica ne vogliamo parlare, ragazzi? Sei tu morto, ovviamente. Ma che cazzo succede? Comunque i proiettili di questa pistola sono letali, se sparati bene, ovviamente. Se sparati da troppo lontano o sprecisi, proprio un cazzo fanno. Prende lì. E vabbè, sei stronzo allora. Zona libera, vado avanti. Ho proprio voglia di sparare a qualcuno. Oh! Attenzione, cecchino. E ciao. E non il calciatore. Tu muori. Anche a te. Tanti saluti. Donna, quanto ho dovuto sparare, oh. Munizioni. Qualcuno mi ha visto. Non è un buon segno. Però muori lo stesso. Non ha funzionato. Va bene, ci si riprova. Ok. Questo era un corazzato, niente male.
balinato per bene. Poi Cecchinus, who's next? Tu. A posto, ragazzi. Invece che scappare, li abbiamo uccisi tutti. Non male come idea. Missione completata, in realtà neanche così lunga. Pensavo fosse molto più lunga, invece. Invece, vabbè, in realtà ci sta. Ci sta. Grazie per avermi lasciato la macchina. Noi siamo arrivati da qua, vero? No. Però vabbè, ma non ho lasciato la macchina lo stesso, ragazzi. $188,000 in banca, raga. Grazie della visione. Like al video, iscrizione al canale. Ci vediamo per la penultima parte. Sarà la seconda missione dell'atto 3, che poi chiuderà questa storia e ci catapulterà verso Watch Dogs 2. Grazie ragazzi, alla prossima, ma prima c'è la chiamata a Tobias. Le Falt dirige lo show qui. Poco non mi ha preso. Almeno sta facendo. Perché? Suo fratello è morto nel blackout. Oh cavolo. Oh cavolo. Ehi, senti, il silo è compromesso. Quindi devo prepararmi a combattere. Dobbiamo. Ho troppi morti sulla coscienza. Combatto con le unghie e con i denti da anni, Fruer. Mi serve il tuo aiuto, ma non lo pretendo. Non mi hai abbandonato e io non abbandono te. È il coraggio che... Classica frase da cartone animato. Basta. Ho buttato tutto quanto. Mi nasconderò finché non tornerai al silo. Ehi, Fruer. Grazie. Quindi... farà tipo la fine del primo rifugio di Aiden, se ne andrà a fanculo. Grazie ragazzi, alla prossima. Statemi bene, ci si vede.